Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Adesso è ufficiale, Politano è un nuovo giocatore dell'Inter, quindi questo è il quinto colpo ufficiale dell'Inter, che colpo si possa definire, quindi De Vrij, Asamoah, Nainggolan, Lautaro Martinez, arriva anche Politano. L'Inter per me sta facendo un ottimo mercato, poi staremo a vedere se cederà un grande pezzo, magari Icardi, magari Perisic, magari Skriniar, oppure li terrà tutti e quindi insomma sta facendo veramente una gran bella squadra, fatemelo dire. Politano è stato pagato, per quanto riguarda almeno le testate giornalistiche, quello che ci viene detto, una cifra che si aggirerebbe intorno ai 25 o 27, dai 25 e 27 milioni di euro totali, quindi ha pagato tra i 5 e i 7 milioni di euro adesso di prestito oneroso, con diritto di riscatto, e poi ovviamente sarà riscattato perché hanno due speso 20 Hai speso 7 milioni per un giocatore, poi ovviamente lo riscatti probabilmente di 20 milioni di euro. Allora, Politano quindi passa dal Sassuolo all'Inter. Giocatore secondo me molto 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 forte, 24 anni, quindi insomma ancora molto giovane. Quest'anno ha fatto 11 reti e 5 assist, se non vado errato, di cui 10 a gol e 5 assist in campionato, perché ovviamente va giocando solamente la Coppa Italia, quindi gli è rimasta poca altra roba per segnare, giusto, campione e Coppa Italia, ha fatto comunque molto molto bene. Fra l'altro giocatore molto duttile, può giocare a destra, a sinistra e al centro. Per me l'Inter, potrei dirlo, fa quasi un gran colpo a prenderlo, perché comunque quest'anno, ragazzi, Candreva non ha segnato manco con le mani, veramente non ha segnato manco con le mani. Qualche assist lo ha fatto, però per tutti i cross che ha fatto, ragazzi, gli assist mi dicono ma ha fatto tantissimi assist. Oh, sì, ma fai 130 cross a partita, prima o poi un assist ti viene buono. Poi comunque vabbè, niente contro Candreva, però questo almeno non ha fatto benissimo. Qualora dovessi rimanere Perisic, quindi gli esterni dovrebbero essere Politano e Perisic. Per me insomma qui l'Inter si sta muovendo piuttosto bene, credo di poterlo dire. Fra l'altro il Sassuolo fa una gran plusvalenza, perché porca mignotta, l'ha pagato 2 anni fa 3 milioni e mezzo di euro, che praticamente l'abbiamo presa dal Sassuolo per 10 anni e faceva sempre cagare. Allora ci ho detto, vabbè, lo prendiamo a 3 milioni e mezzo, vai vai, in 2 anni è diventato Gesù Cristo. E quindi niente, poi l'Inter lo va a pagare 27 milioni. Che dire ragazzi, l'Inter sta facendo per me un mercato della Madonna. In questo momento è vero che magari la Juventus ha preso quei due giocatori quali Emre Can e Joao Cancelo, però secondo me anche è vero che la Roma sta facendo un ottimo mercato. Secondo me in questo momento, visto i 5 acquisti, è l'Inter la regina del mercato in Serie A. Però poi staremo a vedere ovviamente chi partirà, staremo a vedere come si muoveranno le altre. Ovviamente non stanno facendo male nemmeno Juventus e Roma, non sta facendo male nemmeno il Napoli che già ha preso Verdi, non sta, e Ruiz, non stanno facendo male in generale, gli italiani stanno spendendo molto. Però comunque va detto ragazzi, e poi il Napoli ha preso i portieri, ne parleremo magari in un altro video. Però magari va detto ragazzi che per me l'Inter sta puntellando in modo piuttosto preciso la squadra per i giocatori che gli mancano. E quindi a Politano come colpo do un bel 7,5. Pagato veramente tanto per i 27 milioni di euro totali, però comunque è un prestito con diritto di riscatto, non posso che fare i complimenti. Voi che cosa ne pensate di Politano? Vi piace come acquisto? Non vi piace? Perché? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, vi ringrazio per la visione, mi piace il video, piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, buon ciao da Allen come sempre, ci vediamo al prossimo video!